La maglietta rossa è un simbolica perché i bambini venivano fatti indossare con le magliette rosse affinché le loro madri le potessero vedere e far individuare subito qualora cadessero in mare. La prima maglietta rossa la indossava Aylan Kurdi, il profugo siriano di 3 anni morto sul bagnasciuga di una spiaggia di Bodrum il 2 settembre 2015. In queste immagini vediamo la commemorazione che gli fu dedicata un anno dopo in Iraq. Per chiedere di fermare la strage, migliaia di persone in tutta Italia hanno risposto all'appello del fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Il 7 luglio indossiamo una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità che ha colpito l'Europa. Oggi non c'è un'emergenza immigrazione perché gli ingressi quest'anno sono 12.000 rispetto a 200.000 di 2 anni fa. Quindi non è un'emergenza reale, un'emergenza costruita ad arte. Dallo scorso 27 giugno, quando l'Europa ha chiuso le porte alle navi delle ONG, secondo le Nazioni Unite, 400 persone sono morte o scomparse nel Mediterraneo. Erano state 972 in tutti i 6 mesi precedenti. A Torino, in via Garibaldi, si sono raccolte firme per Welcoming Europe, petizione europea che chiede di abolire il reato di solidarietà nei 12 paesi europei che perseguono chi aiuta i profughi. Credo che oggi il valore dell'umanità sia un valore universale, noi dobbiamo raccoglierlo tutti perché esiste una sola razza, che è la razza umana.